Bentornati in diretta spettatori di Le Fonti TV per questa nuova puntata di Market Star, il nostro format mensile che ci consente di fare una panoramica, un'analisi della situazione dei mercati grazie naturalmente all'esperienza e degli analisti di Morningstar. La benvenuta naturalmente e protagonista di questa trasmissione è Sara Silano, che ringrazio naturalmente come sempre per la sua disponibilità. Ciao Sara, bentrovata. Grazie per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Ecco Sara, abbiamo assolutamente bisogno della vostra competenza per fare il punto in questo momento così difficile per la situazione economica, finanziaria, mercati in subbuglio, caratterizzati insomma da estrema incertezza e volatilità. Come sempre, insomma, noi ripetiamo un po' le parole chiave del momento. Una naturalmente riguarda la crisi del gas. Tra l'altro io do le notizie, insomma, proprio fresche, gli aggiornamenti con la Russia che ha dichiarato appunto di voler bloccare il flusso del gas dalla Russia all'Europa attraverso il Nord Stream 1 fin quando non saranno, insomma, annullate le sanzioni nei confronti di Mosca, cosa che non è assolutamente all'orizzonte, visto che esatto, i paesi europei dell'UE invece prevedono esattamente il contrario, anzi si riuniranno poi proprio per parlare del price cap, del tetto al prezzo del gas. E poi naturalmente, insomma, altre parole chiave che caratterizzano la situazione in questo momento sono inflazione e recessione, i due nemici numero uno delle banche centrali, in particolar modo in questa settimana della BCE, con la nuova riunione che ci sarà nella giornata di giovedì e che seguiremo insieme. Insomma, ecco, parole chiave, ritornelli, refrain che ci portiamo avanti da quest'estate, un'onda lunga, insomma, di difficoltà e di crisi. Ecco, Sara, innanzitutto ti chiedo, a proposito, ecco, di una panoramica, che estate così si è verificata sui mercati, e poi parleremo anche delle previsioni dell'autunno. È stata molto volatile. Volatile perché se guardiamo effettivamente ai rendimenti vediamo che comunque sì, l'indice globale nei tre mesi da giugno a fine agosto è stato intorno alla parità, ma l'Europa ha pagato un prezzo davvero pesante di questa crisi, di questa guerra, e ha perso circa il 6,5% in euro, lo vediamo forse anche adesso nei grafici. Sì. L'Italia addirittura ha perso il 12% e gli Stati Uniti invece in euro hanno avuto un andamento positivo superiore al 2%. Un'estate volatile perché questi temi che stanno caratterizzando ormai da mesi i mercati ce li siamo portati anche durante l'estate, non sono andati in vacanza. Mm-hmm. I temi sono l'inflazione, sono il rialzo dei tassi di interesse, i prezzi del gas e più che mai di attualità, e i rischi negli approvvigionamenti, quindi nella supply chain, e questo è un altro dei temi chiave sui mercati in questo momento, non solo approvvigionamenti energetici, ma stiamo parlando anche di approvvigionamenti alimentari e di altre materie prime. L'euro in quest'estate ha toccato nuovi minimi sul dollaro, anche qui la causa principale è la crisi energetica, però diciamo anche che in questo caso dobbiamo guardare anche alla forza del dollaro, laddove la Banca Centrale Americana ha iniziato prima e in modo più deciso un aumento dei tassi di interesse, quindi la debolezza dell'euro è anche legata al fatto che il dollaro è in questo momento molto forte, e quindi i mercati sono sotto pressione, lo vediamo ancora in questi giorni e anche durante la nostra pausa estiva, quella che per tanti italiani è stata la pausa estiva, sono rimasti sotto pressione. Certo, ecco, giustamente hai introdotto un tema centrale, quello del rialzo dei tassi di interesse, con la Fed che è in vantaggio rispetto alla BCE, avendo appunto iniziato, insomma, questa pratica prima e soprattutto anche con una modalità più aggressiva. Vedremo come si comporterà adesso la BCE, che per ora ha operato un solo rialzo dei tassi. Attendiamo naturalmente anche le parole di Christine Lagarde e vedremo, insomma, quali saranno secondo te poi le conseguenze non solo sul mercato azionario ma anche su quello obbligazionario. Infatti dobbiamo guardare al mercato obbligazionario quando si parla di tassi di interesse e ricordare che con l'aumento dei tassi di interesse i prezzi delle obbligazioni scendono.
Se quindi un bond, un'obbligazione viene tenuta fino alla scadenza, questo verrà rimborsato dall'emittente alla pari e il sottoscrittore quindi potrà investire il ricavato in nuove obbligazioni che hanno rendimenti superiori. È chiaro che se viene venduto prima, in un momento in cui i prezzi scendono, invece ci sarà una penalizzazione. Diciamo anche per chi invece possiede dei fondi obbligazionari che i gestori generalmente in portafoglio hanno emissioni con differenti scadenze, quindi generalmente tendono poi a investire i ricavi in nuovi bond e quindi migliorano poi le performance future. Questo lo dico perché sicuramente quest'anno è stato un anno difficile per gli investitori in obbligazioni e fondi obbligazionari, ma è importante considerare che appunto questo è in qualche modo un momento di passaggio e che quindi poi l'investimento in obbligazioni con più alti rendimenti è la premessa per avere poi performance migliori in futuro nel momento in cui questi bond entrano in portafoglio. Ricordo anche che l'impatto dell'aumento dei tassi non è uguale per tutte le obbligazioni e quindi per i fondi che investono in esse. Quindi ad esempio le obbligazioni a lungo termine sono più penalizzate da un aumento dei tassi di interesse rispetto alle obbligazioni a breve termine. Perfetto, ecco, ma in questo momento appunto di passaggio, come lo hai definito, importante anche per il mercato obbligazionario, è meglio uscire dai bond oppure no? Assolutamente bisogna tenere in considerazione il fatto che anche in periodi di rialzo dei tassi di interesse, per quanto potrebbe essere controintuitivo, i bond, le obbligazioni aiutano a controllare il rischio, aiutano a controllare il rischio di portafoglio. Perché? Perché le obbligazioni sono strutturalmente diverse dalle azioni. Le obbligazioni hanno avuto, e questo ce lo dimostra, lo vediamo anche nella tabella qui che stiamo mostrando, hanno in genere una performance molto più stabile delle azioni. Pensate che dal 1926, ad esempio, le azioni hanno avuto 119 trimestri di rendimenti negativi. In circa 2/3 di questi periodi, invece, le obbligazioni hanno registrato dei rendimenti positivi. Quindi, obbligazioni sono uno strumento di controllo del rischio e di diversificazione del portafoglio, anche quando sul breve termine non ci danno questo risultato sperato. Inoltre, bisogna anche tenere presente che generalmente, proprio per questa differenza tra obbligazioni, che sono strumenti di debito, e azioni, che sono capitale di rischio, l'entità delle perdite generalmente per le obbligazioni nel tempo è stata più contenuta. Ecco, quindi insomma uno strumento che fornisce un pochino più di stabilità e di protezione in questo momento e io penso insomma che gli investitori cerchino più, ecco, questo tipo diciamo di valore piuttosto che il rischio, proprio perché la composizione è estremamente versatile e cambia insomma frequentemente anche a seconda poi delle decisioni delle banche centrali e dei dati macro. Mettiamo stare in relazione tutto questo anche alle vicende politiche, perché naturalmente si avvicinano poi le elezioni, c'è stata anche una speculazione, insomma, che si è abbattuta sui titoli di Stato, ma secondo te c'è davvero, ecco, un rischio Italia? La situazione di incertezza non piace agli investitori, ovunque questa si verifichi, non piace agli investitori perché comunque è difficile fare delle scelte di investimento quando non si hanno dei riferimenti chiari, non si possono prevedere degli scenari. Però bisogna anche dire che gli investitori sono abituati alle crisi di governo in Italia. Sono abituate perché ne hanno viste tante nel tempo e negli anni, quindi sanno che comunque il mercato italiano è influenzato da questa variabile delle possibili frequenti crisi di governo. Però cos'è che preoccupa? Preoccupa la direzione economica che il futuro governo prenderà, tenendo però in considerazione, e qui
bisogna distinguere appunto se il rischio Italia viene percepito in modo esagerato o in modo corretto, tenendo però in considerazione che accadono degli elementi, intervengono degli effetti di mercato che spesso, anche quando ci sono delle posizioni politiche estreme, vengono poi riposizionate e rimodulate. Ad esempio, lo abbiamo visto con la notizia che appunto è passata un po' su tutti i media delle scommesse degli hedge fund contro il debito italiano. Ecco, questo ci fa percepire che comunque in qualche modo poi anche la politica dovrà fare i conti con questa situazione, con queste risposte del mercato. È fondamentale in realtà scindere ciò che è fattibile da ciò che non lo è in questo caso. Ad esempio, molti tentativi, e lo abbiamo visto anche in passato, della politica italiana si sono spenti quando si andava verso scelte economiche più estreme, perché appunto la realtà spesso bussa alla porta. Bisogna anche dire, sempre parlando di rischio Italia, che comunque il PIL italiano sta avendo un andamento migliore rispetto agli altri paesi e quindi l'attuale governo, comunque, cioè quello che è ancora in carica, almeno appunto per gli affari correnti, ha compiuto dei buoni progressi nella diversificazione delle forniture energetiche e senza dover sostenere nuovi costi infrastrutturali significativi. Quindi abbiamo comunque una situazione economica che è migliore rispetto, dal punto di vista della crescita del PIL, al momento migliore del resto dell'Eurozona. Però, con questa situazione di incertezza e con quello che bussa alla porta nostra, come degli altri paesi europei, mi riferisco in particolare alla crisi energetica, sicuramente è bene tenere sempre alto il livello di attenzione. Certo, e beh sì, insomma, mai insomma, come in questo periodo economia e politica vanno di pari passo a braccetto. Abbiamo parlato più volte anche della questione della credibilità che il governo Draghi ha ottenuto insomma, a livello europeo e che adesso vedremo insomma, se sarà riconfermata con il nuovo governo di qualunque colore sia. Lo vedremo naturalmente dopo le elezioni del 25 settembre, avrà a che fare con sfide epocali dal punto di vista economico, tanto che nel dibattito politico si sta parlando innanzitutto di innalzare o meno il debito per far fronte anche alle emergenze, soprattutto quello della crisi energetica che investe non solo le imprese ma anche i cittadini. Ecco, Sara, i titoli di Stato italiano comunque in questo contesto possono essere considerati lo stesso un porto sicuro? No, purtroppo dobbiamo decidere, dire che non lo sono, ma non lo sono perché comunque noi abbiamo un termometro del rischio, che è quello dello spread, il differenziale tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi, che sono considerati, diciamo, l'investimento sicuro tra le obbligazioni dell'Eurozona. I titoli di Stato, perché dico che non possono essere considerati un porto sicuro? Non perché sto pensando a un fallimento dello Stato italiano, ma perché sono più sensibili al ciclo economico. Quindi, quando ci sono momenti di stabilità, possono essere una fonte di reddito perché comunque hanno rendimenti più interessanti, ma quando, come in questa fase in cui ci troviamo, ci sono momenti di incertezza, di rallentamento economico, i titoli italiani tendono a soffrire di più. Quindi, se noi li vogliamo mettere in portafoglio come una sorgente di ulteriore valore, perché i loro rendimenti sono superiori a quelli dei titoli, tra virgolette, sicuri, ha un senso. Se invece li vogliamo utilizzare come un porto sicuro, dobbiamo essere consapevoli che in queste fasi di incertezza i titoli italiani soffrono di più. Chiarissimo. Ecco Sara, abbiamo insomma chiuso la parentesi per quanto riguarda i titoli di Stato italiani, apriamo invece quella degli investitori in fondi. Ecco, come si sono comportati in questo periodo estivo proprio per chiudere la panoramica di mercato? Gli investitori hanno cercato rifugio nei fondi monetari, cioè quelli che sono
meno sensibili alle politiche monetarie delle banche centrali, quindi al rialzo dei tassi di interesse perché investono in strumenti liquidi o comunque in titoli a brevissimo termine. Lo vediamo in questa tabella, vediamo una serie di segni rossi, quindi significa che la gran parte delle asset class ha avuto invece un andamento negativo. I fondi azionari sono stati più colpiti dai deflussi, i fondi obbligazionari ugualmente sono stati colpiti molto dai deflussi. Qui vediamo ormai riscatti che durano da 6 mesi, e anche il segno meno ha riguardato i fondi bilanciati e quelli alternativi. Quindi gli investitori hanno mostrato l'esigenza di andare liquidi o comunque di mettersi su strumenti che non portino rischi grandi al portafoglio. Chiarissimo. Ecco, Sara, abbiamo appunto concluso questa panoramica di mercato, ma ci sono altri temi da trattare, innanzitutto quello della sostenibilità, che è una parola chiave per comprendere il periodo che stiamo affrontando. Si parla naturalmente di transizione ecologica, di green. In particolar modo, ecco, il focus dove vogliamo andare, quello che riguarda la vendita delle auto elettriche, che è in aumento. Però attenzione, perché una vostra analisi sottolinea anche che ci sono dei rischi che riguardano la catena di approvvigionamento. Ecco, ce ne parli ed esattamente di quali rischi si tratta? Abbiamo fatto questa analisi anche pensando a cosa poteva significare la tensione tra la Cina e Taiwan, che ora ci appare molto, molto lontana nel tempo, ma così non è, e che ha riacceso un po' i timori sul discorso dei semiconduttori. Ricordiamo che Taiwan è il maggior produttore di semiconduttori, e dall'altro lato la Cina è leader nella produzione di batterie per le auto elettriche. Quindi sicuramente il tema delle catene di approvvigionamento, di cui parlavamo anche prima, ha un senso anche per quanto riguarda le auto elettriche, la produzione di auto elettriche. Ci sono dei colli di bottiglia e ci sono dei rischi, ma i rischi non sono solo legati alla Cina e a Taiwan, sono più ampi, perché ricordiamo che comunque è una catena molto lunga quella che porta alla produzione delle auto elettriche, e la scarsità di materie prime fondamentali per la produzione di batterie, oltre alla loro collocazione geografica, può creare un problema. Pensiamo, e noi l'abbiamo visto con la nostra analisi, con anche l'aiuto dei nostri analisti di Sustain Analytics, che il 70% della produzione di cobalto, che è fondamentale appunto nella produzione della maggior parte di batterie elettriche, avviene nella Repubblica Democratica del Congo, in Africa. E questa è un tema caldo, perché anche in quell'area ci sono molti scontri, conflitti, è un'area di forti dove appunto la situazione politica è instabile, per usare un eufemismo. E l'altra grande diciamo area bacino è quello della Russia, quindi altro tema, guerra e quindi difficoltà negli approvvigionamenti. Ora si parla di esplorazioni, l'abbiamo sentito in Groenlandia, eccetera, eccetera, però al momento il problema dell'approvvigionamento del cobalto è un problema forte. Poi ci sono altri rischi, e qui che entra in gioco il tema ancora di più della sostenibilità, come appunto dimostrano numerosi dati sullo sfruttamento del lavoro minorile nelle miniere, sugli standard di sicurezza nelle miniere di estrazione del cobalto e sull'inquinamento dei terreni e delle acque, e quindi la difficoltà di vita per le popolazioni che vivono in queste aree dove appunto c'è questa estrazione. Quindi capiamo come anche l'auto elettrica, che noi la vediamo come uno strumento fondamentale della transizione energetica, ha dei rischi legati alla sostenibilità, che sono rischi anche di un certo peso. Certo, e noi diciamo spesso, insomma, che proprio la situazione internazionale, lo scenario internazionale in questo momento sta mettendo in crisi il concetto di globalizzazione, ma da quanto ci dici, Sara, in realtà il settore delle auto elettriche è proprio invece al centro del movimento globale, perché, come abbiamo visto, sono diversi i paesi coinvolti, le aree del mondo, dal Congo, quindi
quindi l'Africa alla Cina, a Taiwan alla Russia, e tutto poi diciamo si riflette anche sulla produzione appunto delle auto, che ad esempio riguarda la Germania. Sappiamo che il settore dell'automotive è particolarmente importante e sviluppato in Europa e soprattutto nel paese tedesco, quindi insomma un scenario internazionale davvero complesso da gestire. Ma a proposito di case automobilistiche, ecco, che cosa stanno facendo per venire incontro a questi rischi? Sì, ecco, in questa nostra analisi la notizia positiva è che sia i produttori di batterie e sia i produttori di auto stanno cercando di affrontare questo problema. Tra i produttori di batterie, appunto, c'è chi ha scelto di partecipare in società minerarie di estrazione, in modo anche da poter controllare più da vicino la catena di approvvigionamento. C'è tutto il filone di produzione di batterie che non usano il cobalto e quindi non ricorrono a questo minerale, e poi anche tutta una serie di altri controlli che sono stati attivati da parte dei produttori di batterie sulle catene di approvvigionamento, e anche il tentativo di avere dei centri produttivi in altre regioni del mondo proprio per diversificare il rischio geopolitico. A livello di produttori di auto, un tema chiave è l'uso della blockchain per tracciare tutta la filiera. Quindi viene utilizzata questa nuova tecnologia proprio per cercare di tracciare tutto il processo di produttivo, in modo tale proprio da evitare di incorrere in questi rischi ESG, questi rischi di sostenibilità, che sono dei rischi sempre più considerati importanti anche da chi sceglie di investire poi in queste aziende, quindi anche nelle case automobilistiche. Quindi diciamo che sono stati messi in atto diverse azioni, diverse attività proprio per andare nella direzione di limitare al massimo questi rischi che sono ancora enormi nella produzione di auto elettriche. Ecco Sara, sostenibilità è una parola fondamentale per capire lo scenario di oggi. Ecco, senza quella parola non possiamo comprendere insomma tutto lo sviluppo economico e naturalmente anche imprenditoriale, tanto che sempre più aziende, per fortuna insomma, stanno cercando di diventare sostenibili, di abbracciare le tematiche green. Però attenzione, perché dagli Stati Uniti arrivano altre notizie che viaggiano in senso opposto, ovvero di movimenti anti-ESG. Ti chiedo se dobbiamo preoccuparci in questo senso. Negli Stati Uniti, nella stagione delle assemblee 2021-2022, quindi quella di quest'anno, un record di risoluzioni pro sostenibilità, cioè quindi che si chiedeva, e qui vediamo anche un grafico che ci mostra proprio come è cresciuta, come sono cresciute nel tempo le risoluzioni sulla sostenibilità. Però abbiamo visto anche queste risoluzioni che noi abbiamo definito anti-ESG, che comunque sono state presentate. Tendenzialmente che cosa significa? Significa che ci sono degli azionisti, perché all'assemblea sono assemblee degli azionisti, che chiedono, fanno delle proposte che sembrano proposte sostenibili, e poi durante il dibattito queste proposte si rivelano invece un modo per contestare la sostenibilità. Ecco perché diciamo anti-ESG. E ce n'è stata anche un crescere nell'ultimo anno, cosa che non avevamo visto negli altri anni. Però la notizia positiva è che non hanno fatto il botto, nel senso che hanno ottenuto poi poco sostegno. Perché? Perché sostanzialmente poi gli azionisti votano durante le assemblee ciò che è per loro quello che può creare valore per loro, quindi in ottica di crescita dell'azienda, di profitti eccetera, e quindi lo supporto è stato molto basso. Non bisogna sottovalutare questo movimento, ma bisogna anche dire che appunto quello che si temeva che facessero il botto non c'è stato. Eh no, certo, insomma, in un periodo poi di crisi economica, magari ecco, tra la scelta di profitto e sostenibilità, molte volte la bilancia pende ancora una volta dalla parte sbagliata. Ecco, il rischio naturalmente è quello che le imprese guardino più al guadagno immediato piuttosto che alla visione a lungo termine, quindi anche appunto alle tematiche di uno sviluppo sostenibile e green. Sara, io ti ringrazio moltissimo per averci accompagnato in questa panoramica mensile sui mercati
aggiornati su altri temi appunto che abbiamo affrontato, come quello delle auto elettriche e della sostenibilità. Io naturalmente ti rinvito qui sulle Fonti TV nel prossimo mese per fare un nuovo punto, e sarà un punto particolarmente importante e significativo, perché affronteremo un tema e un mese anche insomma di grande impatto per i mercati, per la situazione finanziaria economica, quello di settembre, che inaugurerà la stagione autunnale, una stagione difficile sia per il vecchio sia per il nuovo continente. Quindi io insomma, ecco, ti invito naturalmente qui ancora sulle Fonti a parlarne insieme a noi. Grazie, grazie mille e buona giornata a tutti. Grazie.